parlo di moda. Ma stasera no. Bobbe. Iniziato il primo derby di DNG tra Pontevecchio e Leomatic Perugia. Pontevecchio subito in attacco con Domenis che però perde palla, primo recupero per i grifoni. Derby sentitissimo viste il numeroso pubblico qui al Palla Foccia, rivalità ormai storica tra le due società. Patani guida la transizione per la Pontevecchio, arresto difficoltoso in mezzo all'area, si lotta su ogni pallone, ne parte, ne esce fuori la Leomati con Ciofetta, finta l'arresto e tiro, gran movimento di Provvidenza, sbaglia il tiro, si lotta a rimbalzo, Patani ne esce. Subito grandissima intensità, bellissimo assist dietro la schiena di Pozzobon per la bomba del numero 12, più 3 Val di Ceppo. Provvidenza esce dal blocco, fallo in attacco, fischiato al numero 11, Cipriani. Molta tensione tra i grifoni, un Val di Ceppo cominciato sicuramente più... scarica mentalmente l'incontro. Domenis contro Ciofetta, prova a rendere la vita difficile. Accoppiamento difficile questo, palla in angolo a Domenis, buona difesa di Ciofetta, arresto e tiro molto ben fatto di Domenis. 5-0 di parziale Val di Ceppo. Grande ritmo, Palmerini in zingarata, scarico per Cipriani, fuori per la bomba sbagliata da Giovanni Cervini, dentro l'aria il gioco della Val di Ceppo, buonissimo lo scarico per il tiro di Patani che non va. Fischia a fallo a rimbalzo, palla Leomatic sul 5-0 dopo due minuti. Ciofetta a guidare l'attacco, l'uscita di Provvidenza da... Palmerini arresto e tiro, molta libertà ma ancora polveri bagnate per la Leomatic. Riparte Val di Ceppo. Difficoltoso passaggio, Patani con qualche problema a ricevere questo pallone che alla fine è della Leomatic, una grandissima intensità difensiva. Leomatic ancora che non ha trovato in attacco il primo canestro per sbloccarsi da questa sfida molto emozionante. Provvidenza, buono scarico per Cervini, la difficoltà nell'arresto, si riparte da Provvidenza, l'ingarate mezzo all'aria ma non va con un fallo, un po' di frustrazione questo fallo di Provvidenza, primo fallo per l'ala. Ancora l'ottimo Domenis a guidare la transizione ospite. Ora Pozzobon, molto spazio per lui, prova la tripla, la sbaglia, Patani lotta a rimbalzo, conquista, non buono il canestro, fallo prima, fischiato a Giovanni Cervini, evidente il mismatch a favore della Val di Ceppo nel pitturato. Rimessa in zona d'attacco Val di Ceppo, Domenis ancora col suo resto e tiro, la palla balla sul ferro, esce Cipriani,
un'apertura difficoltosa, spinge Cioffetta per Palmerini, passo e tiro, bomba di Provvidenza, ma ancora non si segna, ancora non si segna. Ruggia controlla il rimbalzo d'attacco, ricostruisce, Palmerini dentro con la moto, stoppata di Cimarelli che guida la transizione. Buona circolazione della Val di Ceppo, buona difesa al limite dello sfondo, grandissimo Cipriani, fallo di Cimarelli, rimessa in zona d'attacco gli Omati, ancora non si segna, 4 minuti trascorsi in questo primo quarto. Cioffetta, Palmerini si esce dai blocchi, Provvidenza, pick and roll, buonissima combinazione con Cipriani che però si divora, una bella combinazione costruita in attacco. Patani dall'altra parte, ancora la palla dentro, chiara l'intenzione della Val di Ceppo di sfruttare i propri centimetri, si lamenta Pozzo Bon, Val di Ceppo in transizione, passi di Palmerini, time out obbligatorio per coach Monacelli. Si ritorna in campo, Val di Ceppo ancora conduce per 5-0, un Perugia che ancora non ha trovato il primo canestro dal campo in questo primo quarto. Domenici a guidare l'attacco Val di Ceppo, ribaltimento su Patani, prova l'uno contro uno con Giovanni Cervini, lo tiene molto bene, difficile arresto e tiro di Patani che non va, il basso di Cipriani, spinge Cioffetta e la transizione, ribaltamento ancora per Cioffetta, aspetta l'uscita dai blocchi di Palmerini, Giovanni Cervini, mezza idea di tirare, la fine scarica ancora Palmerini, non va. Domenis, transizione, si protegge, appoggia il vetro contro Cioffetta, 7-0 Val di Ceppo. Buona circolazione di palla, limite del fallo in attacco per Cioffetta, invece trova una posizione regolare da parte di Domenis, primo fallo per lui. Alza il quintetto coach Monacelli inserendo Francesco Antonielli, ha visto forse un po' di gap fisico in questo primo quarto, vuole correre ai ripari. Fanno sentire anche le due tifoserie molto corrette come al solito in questo derby sentitissimo. Provvidenza in uscita dai blocchi, spara, ancora primo ferro, lo domina Cipriani che ha anche un discreto movimento in attacco, un passo e tiro, mano sinistra appoggiata al vetro. Primi due punti casa gli Omatic. Super palla di Cimarelli per Patani che subisce il fallo e andrà in netta col libero supplementare.
non va il libero supplementare, domina Cipriani al rimbalzo, apre per Cioffetta, fa correre Benissimo la palla per la linea di fondo presa da Provvidenza, scarico e bomba di Giovanni Cervini, fortunosa la tabella. Vediamo se la Liomati riesce a prendere carica da questa bomba fortunosa. Subito arriva la palla recuperata con raddoppio, un Pozzo Bon nervosissimo. A discutere con l'arbitro, ma francamente la palla era nettamente della Liomatic, con un raddoppio cieco sulla linea di fondo. Cioffetta prova a riavvicinare i suoi ancora. Uscita di Giovanni Cervini, attacca subito Patania, arresto, mezza finta di tirare, buona aggressività degli fuori, grandissima palla del neo entrato Lorenzo Righetti per Cipriani. Arriva il fallo prima, non ci sono i due tiri liberi, quindi rimessa dal fondo Liomati. Carica Cioffetta della rimessa, Cervini blocca per Cipriani, sfrutta il blocco di Antonielli, ma gran difesa della Val di Ceppo che obbliga la persa per 5 secondi Perugia. Grandissima intensità in questo primo quarto, come era prevedibilissimo alla vigilia. Cimarelli addirittura con ruoli da playmaking, consegnato per Patani, attacca uno contro uno Cimarelli, lo scarico, Patani ancora uno contro uno, arresto, forza al limite dei passi, Cipriani, gran lavoro su Pozzo Bon, si gira bene sul perno, riesce a sporcare la palla Cervini, forse addirittura c'era il recupero, ma arriva il primo time out chiamato Val di Ceppo. Si è un po' inceppato l'attacco degli ospiti, o Perugia che ha trovato un po' di fiducia dai primi canestri in attacco. 9-5 a 3 minuti e 33 dalla fine del primo quarto. Si rientra in campo con la Val di Ceppo alla rimessa d'attacco, un solo secondo sul cronometro. Cercando la soluzione rapidissima, prova con un lob per Patani, Domenici la rimessa, ma gran lavoro della difesa perugina. Cioffetta a guidare l'attacco dei padroni di casa. Grande intensità di Lorenzo Righetti, che ribalta per Cioffetta, ancora Antonielli, buona circolazione da parte di Perugia, pick and roll laterale Righetti Cipriani, mismatch attaccato benissimo da Lorenzo Righetti che rimane contro Pozzo Bon e lo batte in uno contro uno, va a prendersi il fallo e i due tiri liberi. Secondo fallo per il lungo della Val di Ceppo, prontamente sostituito da coach Fabrizi. Palla sul ferro, il primo tiro di Righetti. Fotocopia, il secondo tiro libero, si lotta a rimbalzo, Patani apre per Cimarelli, in controllo.
Grandissimo anticipo di Cioffetta, backdoor di Domeni, si protegge. Arriva la stoppata, ma c'è il fallo di Giovanni Cervini, fallo con il corpo, non sicuramente con le braccia. Doppio cambio in casa ospite. Primo libero di Omenis, balla sul ferro ed entra. Mette anche il secondo per il più 6. Valdiceppo, cambio in casa di Omati, rientra provvidenza per un buon Cervini. Antonielli alla rimessa, difesa allungata per la Valdiceppo. Buon lavoro di Patani su provvidenza, alla fine riceve, prova a lottare Righetti in post basso, c'è il pick and roll, Cioffetta Cipriani, Cioffetta si butta dentro, zingarata la Navarro, ma corto il suo tiro. Riparte Domenis, gran velocità, ripartenza, scarica per la sua guardia, provano a giocare dentro, un po' di fortuna, la palla arriva a Patani, si lotta a rimbalzo, Lorenzo Righetti ne esce, potrebbe servire provvidenza, non lo vede, un arresto e tiro un po' forzato da Righetti, non va, e riparte quindi ancora la Valdiceppo a 2 minuti e 17 alla fine, ancora punteggio bassissimo sull'11-5. Patani a ribaltare per Domenis, ottimo backdoor, prova lo scarico ma sulle braccia di Francesco Antonielli, provvidenza, potrebbe andare uno contro uno, gli sfugge la palla, passi in ripartenza della Valdiceppo. Pronto a entrare Berretta per un intenso Cioffetta che però non ha ancora trovato il canestro che potrebbe sbloccarlo. Rimessa in attacco Perugia, Cervini ci pensa un attimo, prende questo tiro, mattonata sul tabellone, un po' fuori ritmo l'attacco perugino. Domenis attacca subito Berretta, fa un gran lavoro su di lui, se lo dimentica, ma la palla non entra, contropiede di Francesco Antonielli, appoggia facile al vetro, un assist del positivissimo Berretta. Gran lavoro di Righetti in difesa, palla recuperata ancora da Righetti, lanciato, fallo non fischiato, Righetti che poi perde il controllo della palla, incredibile, incredibile quello che ha lasciato correre l'arbitro. Si riparte ancora con Perugia sul meno 4, Valdiceppo in attacco, Domenis prova ad attaccare subito Berretta, fa un gran lavoro su di lui, Cipriani sporca questa palla, Antonielli recupera, lancio bellissimo di Berretta per Lorenzo Righetti, vola in contropiede la Liomatic, sull'asse Berretta, Righetti, provvidenza prova a sporcare, va oltre, va a spendere un fallo su Patani che manderà gli ospiti lunetta per raggiunto limite di falli da parte di Perugia. Terzo fallo tra l'altro di provvidenza, richiamato urgentemente in panchina da coach Monacelli, grave perdita per il momento per la Liomatic. Entra al suo posto Palmerini, 56 secondi alla fine del primo quarto, Patani in lunetta con due tiri liberi, mette il primo. Sbaglia il secondo, ancora Cipriani in rimbalzo, Berretta prova a spingere, ancora palla lunga su quest'asse che funziona tantissimo, non poteva non fischiare questo fallo obiettivamente dopo l'errore di prima, grandissima giocata sull'asse ancora Berretta Righetti. Fratello di Tommaso andrà in lunetta per due tiri liberi. Sbaglia il primo e obiettivamente ora la percentuale dei liberi potrebbe essere un problema.
mette il secondo gol di Lorenzo Righetti. Difesa sempre molto alta di Perugia. Patani ancora con un po' di spazio, prova la tripla, lunga sul secondo ferro, lotta Lorenzo, lotta Antonielli a rimbalzo, grande intensità difensiva al di là del fallo però per la Valdicepo, che ha anche raggiunto il limite dei falli, per cui Berretta andrà in lunetta con due tiri liberi, possibile pareggio a 35 secondi alla fine. Mette il primo, Perugia si avvicina a meno uno con la possibilità di pareggiare col secondo libero di un positivissimo Berretta. Mette anche il secondo, pari a 35 secondi alla fine del primo quarto di gioco. Ottima difesa di Perugia, ancora con Berretta, Mastino su playmaker avversario, pick and roll, Valdicepo, no? Giocato molto molto male. Patani ancora, ancora lui a prendersi la responsabilità, gli sporca la palla, ancora un indemoniato Berretta, palla che poi carambola sulle gambe del lungo Valdicepo, rimessa Liomati che potrebbe addirittura, per come era cominciato, chiudere in vantaggio il primo quarto. Palmerini dovrebbe giocare col cronometro ora Perugia. Lorenzo Righetti ha una mezza idea di tre punti, ci ripensa, la prende ora per il, addirittura per il più tre che non va. Primo quarto di gioco che si chiude sul 12 pari, attacchi ancora molto molto condizionati dall'emozione in questo primo quarto al Palafoccià. Si riprende a giocare al Palafoccià, derbissimo Liomatic Valdicepo, valevole per la seconda giornata di DNG. Questo splendido campionato che abbiamo imparato ad apprezzare già l'anno scorso e che ha messo in programma subito questo derby alla seconda giornata qui a Perugia. 12 pari il primo quarto con attacchi molto molto con le polveri bagnate. Da una parte all'altra Valdicepo ha calciato molto bene, Perugia piano piano è salita grazie anche all'innesto di Berretta che è ancora a guidare l'attacco perugino. Viene chiuso sulla linea laterale, Cipriani ribalta per Righetti, protegge benissimo la palla Enrico, Berretta ancora aspetta l'uscita di Palmerini dal tre punti, pick and roll con Cipriani, errore dell'arbitro che subito, richiamato anche dal suo collega, cambia la decisione. Questa è una palla toccata dalla difesa della Valdicepo, per cui ecco l'arbitro che si accusa dell'errore e dà la palla, il possesso alla Liomati. Palmerini dalla lunetta, si fanno sentire i tifosi ospiti, esce Berretta, pronto a ribaltamento per Righetti, taglio di Palmerini a uscire fuori dai tre punti, dovrebbe stare la palla sotto, Antonielli ancora forzato da tre punti allo scadere, riparte Ponte, bomba sul tentativo di Lorenzo Righetti, di anticipo di Lorenzo Righetti che non va a buon fine, mai concedere a un tiratore tanto spazio, proprio Lorenzo che esce dal blocco di Cipriani, Antonielli finta di andare in post basso ma sale su in punta, Berretta gioca, bellissima palla di Berretta per un ottimo Cipriani che rolla dentro dopo il pick and roll, molto ben giocata per il meno uno Perugia. Berretta ancora mette grandissima pressione, Patani ancora da tre punti, mette la tripla il lungo della Valdicepo che rimette 4 punti di vantaggio tra le due squadre. Palmerini uno contro uno, forse c'è un fallo non fischiato, si appoggia al vetro ma non va, Lorenzo Righetti a rimbalzo, prova a ripartire in attacco la Liomatic con Palmerini un po' statici ora, Berretta prova ad attaccare, prende, bellissimo il fallo, è il numero 11 della Valdicepo, si ricomincia con 14 secondi da giocare,
e Giovanni Cervini che prende il posto di un energico Lorenzo Righetti. Cambio anche degli ospiti che abbassano un po' il quintetto con l'ingresso del 9. Berretta, ribalta per Giovanni Cervini. In uscita dai blocchi Palmerini, palla dentro dove c'è un grandissimo mismatch tra Cipriani e il 9, subito punito dagli uomini di Monacelli. Altro cambio, si adegua coach Monacelli e abbassa il quintetto inserendo Cioffetta per Cipriani. Due quintetti con due numeri 4 atipici. Palmerini riceve da Cioffetta, prova a prendere il centro, arresto e tiro che tenta. Palla per Cervini che sbaglia la tripla dal centro. Riparte Ponte, grandissima difesa di Palmerini che recupera ma purtroppo pesta la linea di fondo. Se la palla rimessa sarà in zona d'attacco per la Val di Ceppo. Fallo ingenuo di Giovanni Cervini in uscita dai blocchi, grande intensità ma dovrebbe controllare un po' di più l'irruenza Giovanni, perché questo è il suo terzo fallo, problemi di falli per la Liomatic con Giovanni Cervini e Provvidenza guardati di tre falli già dopo poco più di un quarto di gioco. Grande recupero di Palmerini che sembra indebolato. Prende anche il fallo in transizione, ennesimo fallo della Val di Ceppo che ha già quota tre falli in questi primi due minuti di gioco. Ancora rimessa laterale per la Liomatic. Cioffetta chiama lato, aspetta i tagli, questo è un altro fallo fiscato un po' in ritardo. Ah, ennesimo fallo subito da Palmerini, dopo di questo si andrà in bonus. Non capisco l'arbitro cosa voglia dire a Palmerini, forse di non accentuare la caduta, ma obiettivamente la spinta c'era, netta. Giovanni Cervini è uscito dai blocchi, Andrea Cioffetta a ribaltare per Berretta. Palmerini non attacca il cambio con il lungo, ma Berretta ancora uno contro uno di Palmerini che appoggia al vetro il meno 2. 7 minuti e 30 alla fine. Ponte prova subito a replicare con la penetrazione sul fondo del numero 9, ottimo lo scarico ancora per il tiro aperto del numero 11 che colpisce come l'anno scorso ancora da tre punti. Cioffetta prova a servire Giovanni Cervini in post, palla sporcata, si ripartirà da 14 secondi per Aliomati. Cambio in casa ospite, entra, rientra Pozzo Bon per un discreto Patani che è stato tra gli uomini più attivi della Val di Ceppo. Cambio sistematico sulla Val di Ceppo su tutti i blocchi. Giovanni Cervini in post basso, riapre per Berretta, uno contro uno, splendido di Berretta per lo scarico di Antonielli che ribalta ancora per Palmerini che dal cuore dell'area si inventa un arresto e tiro che riavvicina a meno 3 i suoi. Un possesso di distacco tra le due formazioni. Domenis subisce il fallo di Berretta, è il secondo di squadra per la Liomatic. Entra il giovane Edoardo Moretti, classe 98 per Giovanni Cervini. Antonielli prova a stare col tiratore della Val di Ceppo, numero 11 che ancora da due questa volta centra la retina.
100% al tiro per lui. Beretta, rischio, ribaltamento per Cioffetta che prova ad andare dentro l'area. Moretti scarica fuori dai tre punti, buon tiro costruito da Perugia, non va, si lotta a rimbalzo, ne esce la Valdiceppo con due passaggi, sono già di là. Buonissima azione costruita dagli ospiti che costringe coach Monacelli a chiamare time out sul più 8 Valdiceppo. Si rientra in campo con la Valdiceppo avanti di 8 punti a 6 minuti dalla fine del secondo quarto. Altro break degli ospiti che ha costretto coach Monacelli a chiamare time out. Valdiceppo si presenta con una zone press allungata 2-2-1 che prova a confondere un po' le idee alla Liomatic. Buon taglio di Francesco Antonielli che subisce il fallo del nuovo entrato, giovanissimo Niang, classe 99, porterà in lunetta Francesco Antonielli con due liberi. Cambio in casa Liomatic, esce l'applauditissimo Berretta per Lorenzo Righetti, primo libero per Francesco Antonielli. Balla sul ferro ancora percentuale deficitaria della Liomatic dalla linea della carità. Zero su due di Francesco Domenis a guidare l'attacco Valdiceppo, su di lui Cioffetta. Niang prova un uno contro uno un po' timido, scarico ancora per Niang che è un po' difficoltoso. Domenis prova il backdoor, Valdiceppo con Lorenzo Righetti che capisce tutto, prova a trovare il contatto che non trova dall'arbitro, giustamente si rimane sul meno 8 con Valdiceppo in attacco. Lamenta non accompagnata, arresto e tiro dentro l'area che non va, ma a rimbalzo c'è il fallo di Edoardo Moretti. Si rimane in zona d'attacco per la Valdiceppo a 5 minuti e 18 dalla fine del secondo quarto. Punteggio ancora sul 26-18 ospiti. Domenis mandato sul fondo, c'è l'aiuto di Palmerini che abbassa un po' le braccia. Peccato, aveva un'ottima posizione difensiva. Manda in lunetta il playmaker della Valdiceppo, Domenis. Sbaglia il primo. Sbaglia anche il secondo, posto buona lotta a rimbalzo, lo contende Edoardo Moretti, lo strappa, Valdiceppo ancora un'opportunità in attacco, Domenis prova ad attaccare ancora Cioffetta, problemi di controllo, riparte, arresto dentro l'area, scarico per Pozzo Bon che prova, tenta di tirare da tre punti, butta in aria, qualcosa simile a una rimessa calcistica,
Palmerini, splendida palla per Edoardo Moretti che ci fa battere il cuore, ma la mette a segno i due punti del 20-26 Liomatic. Niang, forse in fazione di passi in partenza. Pozzo Bon consegnato e pick and roll col numero 9. Ribaltamento per Domenis, prende il centro, fallo un po' ingenuo di Francesco Antonielli che abbassa il braccio, forse poteva poco contro l'ombra di Edoardo Moretti. Regala due tiri liberi a Domenis. Che viene da uno 0 su 2. Questo lo mette per il 27-20, ne ha un altro a disposizione. Pronti a rimbalzo Moretti e Antonielli contro Patani e Niang. Non va Lorenzo Righetti, ne esce con la palla in mano. Cioppetta prova a spingere. Ribaltamento per Palmerini. Ora Righetti prova a giocare, attaccare Niang che gli mette le mani addosso e costringe la guardia perugina in lunetta per altri due tiri liberi. Molto falloso questo secondo quarto, subito bonus raggiunto da entrambe le formazioni dopo neanche 5 minuti di gioco. Corto il primo del rigo, ora diventa effettivamente un problema questo del percentuale liberi. Cortissimo anche il secondo, ma c'è Francesco Antonielli che prende rimbalzo, prova a riaprire regalando la palla agli ospiti che con Patani ora hanno l'opportunità. Troppo spazio per allungo concesso, Niang lotta a rimbalzo, gli sfugge la palla, Righetti ne esce nel traffico, Enrico, gran palla per Moretti che subisce il fallo. Vediamo se è di Niang o di Patani, credo sia proprio di Patani, si accusa del fallo Patani in lunetta. Un ottimo Moretti, lo stringe al secondo fallo. Patani rientra il numero 6 Valdiceppo per Niang e per la Liomatic Provvidenza prende il posto di Francesco Antonielli. Lungo il primo libero di Edoardo. Sta tirando con percentuali orrende da Liomatic. Esce anche il secondo, ma Righetti contende un rimbalzo incredibile, si ributta dentro, commette fallo in attacco. Secondo me non aveva posizione difensiva difensore Valdiceppo, ma l'arbitro ha visto, ha ritenuto di sì e ha fischiato uno sfondo a Rigo che comunque lotta come un leone. Time out in casa Liomatic. Monacelli a muso duro contro gli arbitri, effettivamente ci lascia un po' perplessi questa decisione arbitrale. Ora c'è anche l'arbitro che minaccia il tecnico alla prossima protesta della panchina locale. Time out quindi a 3.52 dalla fine del primo tempo con la Valdiceppo avanti di 7, palla in mano. Si ritorna in campo con Cipriani che ha preso il posto di Edoardo Moretti. Positivo il debutto in casa del giovane classe 98. Domenis ancora una spina nel fianco, Cioffetta prova a contenerlo. Palming fischiato al
Numero 5 Domenis, palla Perugia. Cioffetta prova a impostare l'azione d'attacco. Consegnato a Righetti. Ribaltamento di Cipriani per Palmerini. Buona circolazione da parte di Perugia. Cioffetta prova a giocare uno contro uno con Domenis. Lo tiene benissimo sulla linea di fondo. Prende il centro. Prova a giocare sul perno. Un po' forzata questo attacco della Liomatic. Domenis prova a ripartire. Anche lui gioca di fisico contro Cioffetta. Appoggia al vetro per il più 9. Valdiceppo, che credo sia il massimo vantaggio della giornata. Lorenzo Righetti aspetta l'uscita di Palmerini, potrebbe darla dentro a Cipriani, lo ignora, va da Provvidenza, trova l'uno contro uno Provvidenza, trova il fallo, terzo di Patani, importantissimo nell'economia della partita questo terzo fallo di Patani. Rientra Berretta per un Cioffetta un po' spento sia in attacco che in difesa. Corre ai ripari anche coach Fabrizi togliendo Patani, rimettendo dentro Pozzobon. Due liberi per Guido Provvidenza. Mette il primo Guido. Dopo un ottimo inizio in DNC ora ha perso un po' lo smalto iniziale. Mette dentro anche il secondo per quello che è il leader sicuramente di quest'anno dopo la partenza, dopo l'uscita dal settore giovanile di Daniele Monacelli, è il leader di questa DNG 2014-2015. Domenis ancora è una spina nel fianco della difesa Liomatic. Berretta deve spendere il suo secondo fallo e lo manda in lunetta per due tiri liberi. Mette il primo. Mette anche il secondo per il più 9 Valdiceppo a 2.46 dalla fine. Supera bene il pressing Valdiceppo, Galiomati con Berretta che prova un immaginifico passaggio dentro per Cipriani. Difficoltosa questa ricezione per il lungo perugino. Lorenzo Righetti accoppiato con Domenis. Provvidenza a mettere pressione, la palla dentro a Pozzobon. Prova un passaggio sul taglio della sua ala, intercettato da Liomati che riparte con Provvidenza. Errore al tiro per lui, fallo del numero 12 sul rimbalzo offensivo di un leonico Lorenzo Righetti che andrà ancora in lunetta per due tiri liberi. Ancora un errore, stanno diventando davvero troppi questi per la Liomatic. Secondo libero che finalmente va a segno. Levatica ancora a meno 8. Cimarelli prova a guidare la transizione, fallo sul tentativo di rubata da parte del numero 16 Berretta. Cimarelli andrà in lunetta con due liberi. Che può riportare gli ospiti al massimo vantaggio di più 11 raggiunto in precedenza. Il primo va con l'aiuto del ferro e del tabellone. Sbaglia il secondo, in realtà eravamo a meno 8, ci vogliava a meno 9. Brutta distorsione forse di Provvidenza. Perde anche palla e regala agli ospiti un facile appoggio in contropiede. Speriamo non sia nulla di grave per Guido.
messo male il piede su quell'arresto, perdendo anche il pallone. Più 11 Valdiceppo. Guido sembra farcela, sospinto anche dall'incoraggiamento dei tifosi. Berretta, prestato da Domenis. Palmerini, forse un contatto, prova l'uno contro uno sulla linea di fondo, gioca bene sul ferro, sul perno, bellissimo canestro di Palmerini. Domenis, controllato da Lorenzo Righetti, bel movimento di Cimarelli sulla linea di fondo, ma non va, corre in contropiede Lorenzo Righetti, di sinistro appoggia al vetro, sfortunato rimbalzo offensivo dello stesso Lorenzo Righetti. 4-0 gli Omatic, ma fallo stupido ancora da parte di Palmerini, che regala due tiri liberi a Cimarelli. Che mette il primo. Troppa frenesia per gli uomini di Monacelli in difesa, per la voglia di recuperare questo gap. Sbaglia il secondo, Cipriani svetta alto, più in alto di tutti a recuperare questo rimbalzo. Berretta che guida la transizione, Perugina prova a servire in post basso Provvidenza, deviazione di piede di Domenis per la rimessa aliomatica, un minuto alla fine del secondo quarto di gioco. Provvidenza prova ancora a sfruttare la maggiore fisicità in post basso. Lorenzo Righetti in punta, uno contro uno, battuto facilmente Cimarelli, ma l'appoggio di sinistro di Lorenzo non trova il canestro. Riparte Domenis, prende ancora il centro, bravissimo, prova a scaricare, ma palla carambola sui piedi di Cipriani per una rimessa dal fondo della Valdiceppo. Pozzo Buono, troppa libertà concessa da Cipriani sulla rimessa. Pozzo Buono che sigla il più 10. Valdiceppo sul 37-27, a 36 secondi dalla fine. Due possessi potenziali ancora da giocare in questo secondo quarto. Palmerini prova ad attaccare, trova Provvidenza in punta. Uno contro uno di Provvidenza. Cipriani riceve un'iniziazione un po' difficoltosa. Caparbio, Palmerini va a prendersi un fallo a 20 secondi dalla fine del secondo quarto, che lo manderà in lunetta per il meno 8 potenziale della Liomatic. Forse c'era uno scarico per Provvidenza in angolo solissimo, ma alla fine ha ragione Palmerini, che si è guadagnato questi due tiri liberi che però ancora non entrano, incredibile. Percentuali da mini basket in questi primi due quarti di gioco, attenzione altissima, sbaglia anche il secondo, ma finalmente si lotta a rimbalzo. Cipriani controlla e regala un assist allo stesso Palmerini. Ultimo possesso potenziale di questo quarto, Domenis lo gioca in pick and roll con Pozzo Bon, va sulla linea di fondo, corto il suo tiro, 3 secondi alla fine, Palmerini prova la preghiera da metà campo che non va, si chiude qui il secondo quarto di gioco sul 37-29, Valdiceppo. Rientriamo in cronaca per il secondo tempo del derby DNG tra Liomatic Perugia e Valdiceppo. Primo quarto di gioco molto teso, da soprattutto in casa Perugia, con una percentuale liberi che ha veramente lasciato spazio a molti errori. Si riparte con il possesso Valdiceppo con il numero 10 Patani a portare sulla palla, scambio col numero 12 Vitalesta. Domenis prova ad attaccare Ciofetta, ancora Patani, potrà giocare uno contro uno, Cervini lo tiene molto bene, Pozzo Buon forse con un'infrazione di passi, mette a posto i piedi e spara la tripla del più 11 Valdiceppo. Giovanni Cervini a guidare la transizione,
molta paura nei giovani grifoni. Valdicepo che sembra più sicura, ancora ottima circolazione di pasta, Vidalesca con la bomba del più 14 Valdicepo, 6-0 di parziale per entrare in questo secondo tempo di gioco. Un po' di post basso per Antonielli, forzato, la palla balla sul ferro. Valdicepo che ha l'occasione di incrementare ancora il massimo vantaggio del più 14. Pozzo Bon prende una buona posizione in post basso, ribalta per Patani, uno contro uno su Giovanni Cervini che lo tiene benissimo. Vitalesta, pick and roll ancora con Patani, pick and pop anzi di Patani che prova l'ennesima tripla che non va. Vitalesta prova a controllare il rimbalzo ma la palla esce ed è possesso gli Omatic. Inerzia ancora Valdicepo in questo inizio di terzo quarto un po' problematico per gli Omatic. Lorenzo Righetti in punta per Cioffetta, un po' statico l'attacco, lo step back di Cioffetta che non entra. Vitalesta controlla il rimbalzo, conduce la transizione, Domenis lungo, Cipriani a rimbalzo ma Pozzo Bon gliela tocca ed esce, palla agli Omatic che ancora come nel primo quarto parte un po' con le polveri bagnate in attacco. Schema lato per Cioffetta, uscita di Righetti, post basso per Cervini che si fa soffiare il pallone dalla difesa della Valdicepo che con Domenis si prova subito a ripartire. Patani, giro sul fondo, ottimo aiuto di Cipriani che stoppa e recupera, lancia Righetti inzingarata in mezzo all'area. Francesco Antonielli per Giovanni Cervini, ancora Cioffetta, Antonielli, ancora l'ennesima tripla di Francesco Antonielli, meno 11 ancora per l'Aliomatic, importantissimo canestro da tre punti, non è la sua specialità ma ce l'ha nelle sue corde. Antonielli, Cimarelli ancora in post basso, buona circolazione per Pozzo Bon, troppo spazio concesso al lungo della Valdicepo che dimostra un ottimo feeling con il tiro dalla lunga distanza. Più 14 ancora Valdicepo, Cipriani ribalta per Righetti, post basso ancora per Giovanni Cervini, prova a punire il raddoppio dell'uomo di Righetti che prova la tripla ma si spegne sul primo ferro. Domenis a condurre la transizione offensiva, doppio pick and roll alto per Valdicepo, buona circolazione per tiro improbabile però di Patani. Cioffetta prova a spingere, Vitalesta lo controlla molto bene, Giovanni Cervini fallo sulla penetrazione di Andrea Cioffetta che andrà in lunetta per due tiri liberi a 6-27 dalla fine del terzo quarto di gioco. Ancora più 14 per una Valdicepo che sembra in controllo del match. Segna il primo Cioffetta. Sbaglia il secondo, Patani controlla il rimbalzo, apre per Domenis. Una difesa 2-3 ci sembra della Liomatic. Con Domenis che sfrutta il blocco di Pozzo Bon, Vitalesta circola per Patani, ancora in punta per Domenis, prova un'improbabile palla dentro per Pozzo Bon. Antonielli recupera, qualche problema di controllo della palla per Lorenzo Righetti che poi apre per Andrea Cioffetta per la bomba che li avvicina, la Liomatic a meno 10, ancora zona 2-3 per gli uomini di Monacelli, provano a confondere un po' le carte, secondo me questi sono passi non fischiati a Patani che poi sbaglia il tiro, fallo di Cioffetta nel tentativo di rubare palla e ripartire in contropiede. Buona l'intensità ora difensiva della Liomatic. Continuo a pensare che quelli però in ricezioni sia di Pozzo Bon che di Patani siano passi
mettono i piedi a posto dopo il primo controllo. Domenis, Cimarelli, prova, pensa al tiro da tre punti, ma poi penetra e scarica per Domenis, ancora Cimarelli, circolazione statica della Val di Ceppo, trova un tiro fuori ritmo, si lotta a rimbalzo, Patani domina, forse con anche aiutandosi con una spinta su Cervini. Patani molle su ribaltamento con Francesco Antonelli vicinissimo al recupero. Rimessa in zona d'attacco per la Val di Ceppo con 4 secondi sul cronometro. Questa zona sembra aver un po' rallentato il ritmo degli ospiti. Pozzo buono per Domenis, prova, forse Andrea Cioffetta gli lascia troppo spazio, mancavano solo 4 secondi, Domenis infila una tripla importantissima che risolleva un po' i suoi dopo degli attacchi un po' confusionari. Si parte con Cioffetta che prova ad attaccare Domenis, ancora step back dalla stessa posizione di prima, questa volta Andrea lo segna, è il suo tiro, se ce n'è uno. Perugia ancora viva, Righetti prova il raddoppio, Cimarelli controlla bene, ancora Domenis, ancora una bomba da fuori, rimbalzo di Pozzo Bon, grande lotta a rimbalzo, ne esce Cipriani che apre per Cervini, Cioffetta guida la transizione sul lato destro del campo, prova, un'ottima soluzione sulla linea di fondo, Domenis deve spendere il fallo che costringe anche coach Fabrizi a chiamare time out in campo, quindi a 4:29 dalla fine del terzo quarto, sul punteggio di 49-38 siamo in attesa dell'esposizione della paletta dei segnapunti, viene esposta ora, secondo fallo per Domenis, time out Val di Ceppo. Si rientra in campo a 4:29 dalla fine del terzo quarto, Perugia sembra dopo un avvio marchiato Val di Ceppo molto più viva, due tiri liberi per Andrea Cioffetta, a me sembrava però uno scarico, infatti è così, scusate, rimessa dal fondo gli omatico, lo stesso Andrea Cioffetta che si incarica della rimessa in campo, sarà il solito blocco di Cervini per Cipriani, Cervini che poi esce, Cioffetta, ha iniziato il terzo quarto con un altro piglio, ancora Cioffetta, prova un arresto complesso, quasi sfugge la palla nelle mani di Cipriani, Antonielli riprova da tre punti, Lorenzo Righetti prova a seguire il rimbalzo che va nelle mani di Domenis, Cimarelli, troppo spazio per lui, rinuncia alla tripla, va dentro, sbaglia, ma c'è Patania a rimbalzo, guarnito il canestro difensivo della Liomatic, per il più 13 ancora Val di Ceppo, Cervini prova a servire la palla sotto, un po' molle questa palla sotto per Cipriani che ora gioca un pick and pop con Cioffetta, si inventa un tiro da tre punti dietro il blocco, diventa un fallo che gli arbitri però non fiscano, un po' forzate questa soluzione, buona uscita dal timeout per la Val di Ceppo che ora con Melchiorri prova una penetrazione, ancora secondo me passi non fischiati, e Pozzo Bon che ancora punisce dall'arco, ma quelli sono passi. Cervini prende posizione profonda,
Antonielli, ribalta per Cioffetta, va sulla linea di fondo, scarica per un cortissimo tiro di Cervini. Domenis prova a ripartire, prova a ribaltare ancora per Melchiorri, che finalmente sbaglia il suo primo tiro della sua partita. Rimbalzo però ancora Valdiceppo, ancora Melchiorri, salta sulla finta Cervini, ottima soluzione di Pozzobon, che però non trova pronte le mani di Patani. Si poteva ripartire per un facile contropiede, la Valdiceppo spende un fallo che nel calcio si chiamerebbe tattico. Time out, Leo Matic, è pronto sul cubo del cambio anche Palmerini, vedremo poi al rientro per chi entrerà. Valdiceppo che si riporta sopra di 16 lunghezze a 2 minuti e 38 dalla fine del terzo quarto di gioco. Di nuovo in campo con 2 minuti e 38 da giocare in questo terzo quarto, vissuto un po' sulle montagne russe, il Perugia che si era riavvicinata e l'inerzia sembrava tornata dalla parte dei padroni di casa, la Ponte invece ha rimesso le cose a posto riallungando sul più 16. Cioffetta di pick and roll con Cipriani, Cioffetta trova Palmerini, grandissima penetrazione di Palmerini che va a appoggiare il meno 14 al vetro. Perugia prova a alzare la difesa, grande recupero di Lorenzo Righetti che si invola e appoggia al vetro il meno 12. Ottima uscita questa volta dai ragazzi di Monacelli. Derby che si conferma ancora molto emotivo. Ancora Perugia con Cipriani che sporca la faccia conclusione. Palmerini prova, e trova il fallo di Domenis che lo manderà in lunetta per due tiri liberi del possibile meno 10. Grande uscita dal time out degli uomini di Monacelli. Subito minuto di sospensione chiamato da Fabrizi, che vuole arginare un po' la verve della Liomatic. Partita molto molto tattica anche con le due panchine pronte a tamponare l'inerzia che di volta in volta si sposta da una parte all'altra. 5-4-4-2 Valdiceppo a 1.55 dalla fine del terzo quarto di gioco. Si rientra in campo con i due tiri liberi per un ottimo Palmerini. Intanto ingresso in campo per la Valdiceppo del numero 8 Bacocco. Tiri liberi anche sono ancora un problema anche in questo secondo tempo per la Liomatic. Sbaglia il primo Palmerini, che però realizza il secondo, meno 11. Difesa sempre allungata per i Grifoni, con Domenis che però controlla bene la fase di transizione. Pozzobon fuori dall'arco, backdoor di Cimarelli,
Melchiorri che prova, trova però un ottimo Palmerini che si invola e appoggia il meno 9 a 1.30 dalla fine, grandissimo Palmerini. Ancora difesa allungata di Perugia. Domenici, troppi palleggi per il playmaker, ospite, complice anche una difesa perugina che per ora si fa trovare sguarnita sul taglio di Bacocco che sbaglia un facile appoggio, ribalzo di Righetti, prova a spingere, transizione secondaria, Ciofetta per la bomba di Palmerini che non va, ma lotta, recupera l'ennesimo rimbalzo Lorenzo Righetti. Diabolico Lorenzo, si fa sentire la tifoseria Perugia, pick and roll di Ciofetta con Cipriani, Colciofi che si accontenta ancora del tiro un po' fuori equilibrio dietro il blocco che non va, meno 9 ancora Perugia, 38 secondi alla fine, Bacocco prova la penetrazione, scarica sul Elchiori che non prende neanche il ferro, il rimbalzo è controllato a Pozzo Bon che subisce il fallo di Lorenzo Righetti che manderà lungo ospite in lunetta, buone le percentuali del lungo Pozzo Bon anche dalla lunga distanza. Nel frattempo il Casa Valdiceppo esce Cimarelli per Riccardo Burini, passa un po' il quintetto coach Fabrizi, questi ultimi 31 secondi di gioco, segna il primo Pozzo Bon che regala il più 10 ai suoi. Mette anche il secondo. Perugia prova a ripartire. Palmerini in punta. Aspetta l'uscita di Ciofetta che riceve. Lorenzo Righetti prova l'uno contro uno centrale. Uno contro uno insistito. Fuori equilibrio trova il fallo di Bacocco. Fischiato con un po' di ritardo, ma secondo me ci stava. Uno contro uno di Lorenzo per la verità un po' fuori equilibrio, però efficace visto che trova i due liberi. Fabrizio ha qualcosa da ridire all'arbitro, forse per il ritardo del fischio, però secondo me la mano c'era, un po' ingenua, di Bacocco che regala due liberi a Lorenzo Righetti. Segna il primo, finalmente Lorenzo. Forse il primo 2 su 2, vado a memoria ma non ricordo un 100%, dalla lunetta con Domenis che perde il pallone, 12 secondi alla fine, Perugia che ha la possibilità di riaccorciare, entrare nel quarto quarto con un'inerzia completamente diversa. Ciofetta, Domenis gli mette molta pressione, Cipriani blocca per lui, Ciofetta accelera, scarica per Cervini, tiro apertissimo dall'angolo, non va, finisce così, terzo quarto di gioco col punteggio di 56 Valdiceppo, 47 Liomatic Perugia. Ultimo quarto di gioco in questo derby molto sentito tra Liomatic e la Valdiceppo, terzo quarto di gioco che ha regalato un po' più di spettacolo rispetto ai primi due, le squadre sono un po' sciolte e hanno fatto break contro break che hanno fissato il punteggio sul 56-47 Valdiceppo che è sempre stata in vantaggio dal primo possesso della partita. Vediamo se Perugia riuscirà a rientrare definitivamente in partita, ci prova con Ciofetta che aspetta l'uscita dai blocchi di Lorenzo Righetti, braccato da Bacocco, ribaltamento per Palmerini, grandissima intensità difensiva di entrambe le formazioni. Ciofetta prova il passaggio dentro, trova l'intercetto di Pozzo Bon, poi c'è la conclusione dei tre punti, Lorenzo Righetti che non trova la retina, contropiede Valdiceppo, Cipriani con una posizione difensiva incredibile, Palmerini ci darebbe lo scarico, trova il contatto, non entra, gira attorno al ferro, forse poteva scaricare per Cipriani, fallo speso da Lorenzo Righetti. Tanto vediamo purtroppo in panchina Guido Provvidenza con la
borsa del ghiaccio, anzi proprio con una bacinella, quindi credo non rientri più della partita, grave perdita per gli uomini di Monacelli. Valdiceppo in attacco, Melchiorri prova ancora la tripla, lo specialista che però ha sporcato il suo tabellino con le ultime due conclusioni. Cioffetta prova a controllare, Cervaini prende un ottimo tiro in ritmo, secondo ferro Lorenzo Righetti, impressionante per intensità, non per precisione, sbaglia il facile appoggio dopo un maestoso rimbalzo offensivo. Domenici prova a spingere, bravissimo, sfrutta bene la sua fisicità e appoggia contro Cioffetta il canestro del più 11, ancora Valdiceppo. Tripla fuori ritmo di Lorenzo Righetti. Riparte ancora Valdiceppo con Domenis che prova ancora a spingere tanto. Pozzo Bona ancora dalla lunga distanza, corta sul primo ferro, Cervini si addormenta un po', dopo recupera il rimbalzo. Cioffetta prova a evitare e ci ripesce Melchiorri. Ribaltamento all'angolo, finalmente con la tripla di Palmerini che riduce il distacco a 9 lunghezze. Rombi nel pitturato, Domenis forse frazione di passi, ancora Rombi, ribalta per Melchiorri, palleggia resto e tiro sull'uscita troppo forzata di Lorenzo Righetti, rimbalzo di Pozzo Bon che secondo me si appoggia un po' sulla difesa ospite, ancora Pozzo Bon, bravissimo a ribaltare, Rombi nel cuore dell'area, usa la mano sinistra, bel tiro, non va, sporca lui il rimbalzo, triplice cambio addirittura per la Valdiceppo, mentre in casa gli Omatic rientra Antonielli per Cervini. Negli ospiti entrano Cimarelli, Burini e Giovanni Chinea. Cioffetta prova a guidare l'attacco perugino, mani addosso del numero 9 Burini su Francesco Antonielli, non fischiato dall'arbitro, pick and roll ancora Cioffetta, Cioffetta Cipriani, scarico fuori per Palmerini che pesta la linea laterale regalando il possesso alla Valdiceppo, poteva anche forse tirare da tre punti il Palme, aveva appena messa una di vitale importanza, difesa allungata della Liomatic con Burini che ne esce bene, Giovanni Chinea fa un po' di confusione, Rombi a giocare il doppio picchero l'alto, Cimarelli a ribaltare ancora per Rombi, buona circolazione da parte della Valdiceppo, Pozzo Buono che trova il rimbalzo, l'ennesimo no look nel cuore dell'aria per Cimarelli, poca intensità su questi secondi tiri da parte di Perugia, con Valdiceppo che torna più 11, Palmerini braccato da Chinea, Cioffetta forzatura su Rombi, palleggia resto e tiro dal cuore dell'aria per un maestoso Andrea Cioffetta. Giovanni Chinea chiuso da raddoppio, ne esce benissimo servendo Rombi, un po' in ritardo Perugia in queste rotazioni, Cimarelli però sbaglia e tira a tre punti, prova a correre Cioffetta, forse in frazione dei passi di Francesco Antonielli che non realizza, la palla però è toccata da Cimarelli per la rimessa dal fondo della Liomatic. Molto stanche sembrano le due squadre in campo, Cioffetta ribalta per Antonelli, Lorenzo Righetti, l'uno contro uno bellissimo di Palmerini, non convalidato il canestro, fischiato sul primo palleggio il fallo a Palmerini, è solo il secondo per la Valdiceppo che sostituisce numero 18 Pozzo Bon, davvero un fattore in questa partita, suo posto Patani gravato di tre falli, 6 minuti e 11 alla fine, Perugia meno 9, palla in mano, rimessa sulle mani di Cioffetta, Lorenzo Righetti pronto a ribaltare, end off con Antonielli, uno contro uno del Rigo intensissimo, prende la stoppata di Patani, ancora Righetti però controlla la ribalta, il rimbalzo e subisce il fallo che lo porterà in lunetta per due tiri liberi, fallo fischiato al numero 9 Burini.
terzo fallo di gioco per la guardia della Val di Ceppo. Problemi forse alla caviglia anche per Lorenzo Righetti, o forse problemi di crampi. Le squadre sono veramente molto stanche, hanno speso tantissimo, l'intensità è altissima, forse a discapito anche della lucidità. Sul culo del cambio è pronto Righetti, che probabilmente entrerà proprio per Lorenzo Righetti se realizzerà il secondo tiro libero. Berretta, che è stato fattore importante nel primo tempo, tanto Rigo mette a segno con un po' di fortuna questo tiro libero, che oggi è stato veramente una croce in casa Liomatic. 2 su 2 finalmente, eh sì, Rigo lo vediamo zoppicare. Sfortunata la Liomatic, speriamo che Rigo possa rientrare in un finale che si preannuncia incandescente, con Perugia che si è rifatta sotto a -7. Ancora difesa allungata, attenzione, passaggio rischioso di Melchiorri per Giovanni Chinea, scusate, di Burini. Gran circolazione di palla, Giovanni Chinea da dall'angolo, il tiro non va. Berretta inzingarata, si rischia di perdere palla, la controlla Ciofetta, prova a ribaltare per Palmerini. Antonielli nell'uno contro uno, perde una palla banale che non controlla Berretta, regalando un facile appoggio a Riccardo Rombi. Ingenuità colossale della Liomatic, che ora prova a rispondere con Ciofetta dall'arco dei tre punti. Dai ragazzi, togliamo questa ingenuità, siamo in partita, -6. Pubblico si fa sentire. Burini forza una penetrazione che però non trova la retina, ma il rimbalzo è ancora controllato, sporcato dalle mani della Liomatic, sarà rimessa per la Val di Ceppo. Esce un impalpabile Giovanni Chinea, rientra l'esperienza di Domenis, classe 96. Zona ancora anche sulle rimesse, Cimarelli per Domenis, che ha una mezza idea di tirare, scarica su Burini che prova la tripla ma non va a segno. Rimessa Liomatic, 4:43 dalla fine, -6, con la possibilità di tornare addirittura a un possesso per la Liomatic. Sarebbe veramente tanta roba dopo l'avvio sia del primo tempo che del secondo. Berretta, braccato da Palmerini, palla dentro per Cipriani che butta in aria non si sa cosa. Il rimbalzo è controllato da Val di Ceppo, che subisce il fallo. Occasione sprecata quindi per la Liomatic di riavvicinarsi alla Val di Ceppo. Ora c'è il nostro Carlos che pulisce il parquet di gioco. Occasione per i giocatori in campo di rifiatare una partita veramente molto molto intensa, dicevamo, a discapito forse della lucidità e del bel gioco, però l'intensità è davvero davvero adrenalinica. Riparte la Val di Ceppo con Domenis. Rombi prova a superare, ce la fa, il pressing ospite. Patani prende la linea di fondo, sfrutta la sua fisicità, subisce il fallo e andrà in lunetta per 2 tiri liberi. Fallo di Francesco Antonielli, il secondo per lui. In lunetta Claudio Patani, che ha l'opportunità di riallungare per i suoi. Balla sul ferro il tiro di Patani, secondo libero per lui. Un po' di tensione anche in casa Val di Ceppo dalla lunetta. Ora mette il secondo, indica il pubblico, gli animi iniziano a riscaldarsi. La partita finora correttissima, intensissima, pick and roll di Ciofetta con Cipriani, Palmerini che prende il ribaltamento di Berretta, arresto e tiro, forse il contatto con
il fischio dell'arbitro che per l'ennesima volta questa sera arriva con troppo ritardo. Non è facile vedere questi tipi di contatti sul tiro, sul braccio. Va valutata anche la parabola della palla, che in effetti ha avuto una parabola corta anomala, che ha indotto l'arbitro a fischiare il fallo che porterà in lunetta Palmerini per due tiri liberi. Ancora problemi nell'asciugatura del campo. Due liberi per Palmerini a 4 minuti e 4 secondi alla fine della partita. Lungo il primo, si rimane a meno 7. Mette il secondo Palmerini, meno 6, forza ragazzi, 4 minuti alla fine. Ancora pressing alto, Cimarelli al centro, prova a uscire, ci riesce benissimo, va di ceppo da questo pressing, doppio picchero l'alto, Rombi con un palleggio di tiro forzatissimo, Cipriani domina il rimbalzo, Ciofetta contro Cimarelli, lo prova ad attaccare il Ciofi, sfruttando magari la maggiore velocità. Palmerini, attacco un po' statico, vediamo se si va da sotto, la palla va dentro a Francesco Tonielli, gran movimento, che trova un canestro incredibile, secondo me anche con un mezzo fallo, meno 4 Perugia, fallo di Beretta, non siamo ancora in bonus, ma cosa ha inventato Francesco Antonielli? Un canestro impossibile sul raddoppio del meno 4, quarto fallo per Beretta, rientra Giovanni Cervini, rotazioni accorciate già dall'assenza di Landini e Savoia in casa di Omatica, a cui sono aggiunte gli infortuni di Guido Provvidenza e probabilmente anche di Lorenzo Righetti. Si lotta comunque, Domenici col pick and pop di Cimarelli, mattonata che non trova nel ferro ma trova Patani a prendere il rimbalzo. Antonielli controlla il secondo tiro con Palmerini che si invola, subisce il fallo di Domenici, grandissimo Palmerini che si guadagna il tiri liberi del possibile meno 2, Perugia che rientra probabilmente a un possesso di distanza, basta un tiro libero di Palmerini in una serata storta e liberi per l'Aliomatic. Patani protesta, non sappiamo di cosa, il fallo tra l'altro è stato fischiato a Domenici, bonus anche per la Val di Ceppo, primo libero dalla lunetta di Palmerini, corto sul primo ferro ma trova il tabellone a dirgli di sì, meno 3, un possesso, sebbene lungo di distanza, ora diventa corto perché siamo 3-6-1, ancora pressing, con la Val di Ceppo che ha perso un po' di inerzia contro questa difesa della Liomatic. Patani circola per Rombi, Domenici lo ferma un po' la circolazione, prova la tripla ma trova il ferro, ma il rimbalzo del solito Patani che trova il fallo di Francesco Antonielli, tripla tentata da Burini. Dobbiamo controllare però meglio questi secondi tiri, loro sono più grossi e stanno facendo valere la loro prestanza con Patani, il Pozzo Bono che ora è in panchina. Due liberi per Patani a 2.47 dalla fine. Si preannuncia un finale combattuto con Liomatic Perugia molto più aggressiva sia ad attaccare il ferro che in difesa. Subiamo ancora rimbalzo difensivo, Patani però sbaglia il primo libero che ci consente ancora di restare a un possesso di svantaggio di distanza dalla Val di Ceppo. Patani col secondo libero corto ma il ferro gli dice di sì, più 3 Val di Ceppo, un possesso lungo di vantaggio, prova a alzare la difesa anche gli ospiti, Giovanni Cervini si incasina un po' nel mezzo angolo, palla rischiosa ma ne esce bene Perugia con il fallo trovato ancora da Palmerini, indemoniato in questo quarto quarto. Alessio Palmerini che sta trovando anche
minutaggio in DNC nella politica dei giovani lanciata dalla Liomatic dopo la rinuncia 2 anni fa al titolo e la ripartenza dalla C regionale l'anno scorso con la brillante promozione e il buon inizio di stagione 2014-2015. Corto il primo però di Alessio Palmerini, peccato. Vediamo se il secondo va, neanche il secondo, 0-2, sanguinoso della giovane guardia perugina. Domenis porta avanti il pallone, trova il fallo dello stesso Alessio Palmerini. Porta Domenis in lunetta, 2:29 dalla fine della partita. Segna il primo. Due su due per Domenis. Più 5 Val di Ceppo, che trova anche la forza di pressare mandando un po' in confusione l'attacco perugino. Ne esce bene Cervini, arriva ancora Palmerini che trova l'ennesimo fallo. Non sul tiro ma con il bonus, si andrà in lunetta, forza con questi tiri liberi. Se vogliamo restare in partita ora dobbiamo metterli dentro, rientra. Non avevamo dubbi, Lorenzo Righetti a dare un po' di energia. Francesco Attorielli, vediamo anche lui zoppicante, serata storta questa per gli uomini di Monacelli. Due tiri liberi per Palmerini. In campo per la Val di Ceppo anche il numero 11 Melchiorri, vuole mani calde il coach Fabrizi. Segna non senza patemi il primo libero Palmerini del meno 4, 2:15 dalla fine, secondo libero per Palmerini, corto. Pozzo Bon, rientrato anche lui nel campo a controllare il rimbalzo. Rombi a portare palla avanti, Melchiorri trova l'improbabile passaggio dentro e Pozzo Bon in qualche modo riesce a recuperare. Patani prova a ribaltare per Cimarelli, rinuncia al tiro. Rombi per Melchiorri nel cuore dell'aria, tiro lungo, rimbalzo controllato da Cervini insieme a Lorenzo Righetti che prova a spingere. Cervini non prova la tripla, post carico in questa ricezione, commette infrazione di passi. Sanguinosa palla persa di Giovanni Cervini che poteva forse trovare la bomba, poteva portare i suoi almeno uno. Non è finita, 1:48, le due tifoserie e i giocatori in campo si fanno sentire. Ancora pressing alto di Perugia, Rombi con Cimarelli, prova a raddoppiare, non sale Lorenzo, trova Patani molto libero. Pozzo Bon si mangia un canestro ma conquista il rimbalzo offensivo. Si lotta ancora Cipriani, questo è fallo, non fischiato, ancora lotta a rimbalzo, è una tornara. Grande intensità, ma l'arbitro deve fischiare questi falli, non può incattivire la partita in questo modo. Pozzo Bon era addirittura sopra le spalle, c'è Paolo Chiacchella imbufalito, la tensione aumenta in campo. Chiacchella indemoniato. Incredibile comunque, incredibile il fallo non fischiato su Cipriani. Non si può consentire questa lotta greco-romana, dopo i ragazzi si incattiviscono anche. Ne fa le spese Palmerini col quinto fallo, perde forse il miglior uomo della partita, Perugia. Rientra Francesco Antonielli che sembra aver smaltito la botta al piede di prima. Due tiri liberi per Pozzo Bon, ma grave errore secondo me dell'arbitro a non fischiare le tre manate di su Cipriani a rimbalzo. 1:28 dalla fine, con Pozzo Borga l'opportunità di riallungare per i suoi. Due tiri liberi molto pesanti, Pozzo Bono infatti sbaglia il primo, si resta sul +4 Val di Ceppo.
Vediamo se trova l'uscita del secondo, cortissimo invece. Antonielli a rimbalzo, Cioffetta a spingere. Serve un canestro addirittura però. Cioffetta prova una conclusione improbabile. Questo è sfondamento, questo è sfondamento. Andrea recupera subito l'errore in attacco, subendo questo sfondamento di Patani, ingenuo a provare il contropiede a 1.15 dalla fine sul più 4. Time out di Monacelli che ci vuole parlare sopra e organizzare una rimessa d'attacco che possa portare Perugia a contatto della Val di Ceppo. Finale super emozionante qui al Pala Foccià. 1.15 dalla fine, più 4, Val di Ceppo. A rientrare in campo qui al Pala Foccià per quest'ultimo minuto e 15 del derby di NG, Liomatic, Val di Ceppo. Perugia che ha in mano il pallone del possibile meno 2 o addirittura con una tripla del meno 1 che riaccenderebbe un finale di una partita non bella da vedere ma molto molto emozionante. Giovanni Cervini alla rimessa, su di lui Cimarelli, difesa uomo per la Val di Ceppo, Lorenzo Righetti, cambio sistematico della Val di Ceppo, problemi a rimettere in campo, attenzione, rientro delittuoso della Liomatic, 5 secondi secondo me non erano passati ma così è, si torna a difendere sull'1 un minuto alla fine, Ponte che può controllare fino alla fine. Pozzo Bon, ancora in angolo per Rombi, Cioffetta gli strappa la palla, si invola, serve Lorenzo Righetti che appoggia al vetro, il canestro è meno 2 a 52 secondi alla fine, grandissimo recupero di Cioffetta. 48 secondi alla fine, Cimarelli prova a abbassare il ritmo, ora Val di Ceppo, ancora difesa a zona con raddoppi, molto intensa della Liomatic, Burini per Rombi, butta un pallone incredibile, a 33 secondi alla fine, altro time out di coach Monacelli, 33 secondi dalla fine, 6-6, 6-4, Val di Ceppo, attacco però per la Liomatic che ha la possibilità di pareggiare o addirittura superare per la prima volta la Val di Ceppo in questa emozionante partita di DNG. Rientro delle squadre in campo, finale che si preannuncia, se avevamo forse qualche dubbio, imprevedibile, con Perugia che ha la possibilità di pareggiare l'incontro o con una tripla andare per la prima volta in vantaggio, rimessa di Giovanni Cervini, c'è sempre il solito cambio sistematico, ancora problemi a rimettere in campo, fallo su Cipriani, subito Di Burini, manderà il lungo il Lunetta, forse anche una scelta tattica quella di mandare Cipriani il Lunetta, non uno specialista di certo. Quinto fallo di Burini
rientra il numero 12, Ruggero Vitalesta, che era uscito un po' dalle rotazioni di coach Fabrizi. Cipriani che c'ha in mano due macigni. Una serata storta ai liberi. Lungo il primo. Ancora è lunga, 33 secondi. Scarsi da giocare. Cipriani in lunetta per arrivare a meno uno. La mette, meno uno, 33 secondi alla fine. Vediamo se problemi di ricezione per la Val di Ceppo. Cimarelli prova a superare il pressing ospite. Vitalesta trova Pozzobono in angolo, rinuncia a un facile tiro, giustamente. Cimarelli prova a entrare, non realizza. 20 secondi alla fine, Cioffetta c'ha la possibilità, non fischia, un fallo incredibile su Cioffetta di Cimarelli. 10 secondi, finale come quello della DNC, all'ultimo respiro. Cioffetta prova a entrare, lancia in aria un brutto tiro di Andrea Cioffetta. Un secondo e due, non è finita, ma brutta scelta di Andrea, lamenta un fallo, ma non capiamo perché non abbia fatto un arresto e tiro in quella situazione, con uno scarico magari in angolo. Si fa, non dura di più, un secondo e due. Sarà da subito da far fallo e sperare in una preghiera, dalla nostra area. Brutta scelta, ripetiamo, di Andrea Cioffetta. Si è però caricato sulle spalle l'esito della partita, quindi grande responsabilità per Andrea. Sembriamo un po' abbattuti e ci mancherebbe altro, ma forza ragazzi, manca ancora un minuto, un secondo e due. Il basket non si può mai dire, certo, è veramente dura. I tifosi ponteggiani già pronti a festeggiare, come è giusto che sia, in caso di vittoria. Una partita che comunque sarà ricordata per l'intensità, non certo per la spettacolarità dell'incontro. Vediamo cosa succede. Melchiorri dalla rimessa. Rombi che prova a sfruttare il blocco di Pozzobono. Oh, non fa fallo? Incredibile. Non facciamo fallo, incredibile, finisce così. 6-6, 6-5, Val di Ceppo e spugna Pala Foccià. Sinceramente non capiamo le ultime due scelte dei Perugini, di non far fallo, soprattutto l'ultima. Però va bene così, vincono loro meritatamente, hanno condotto per tutta la partita. E quindi è giusto che portino a casa questi due punti. Va bene così. Perugia ha provato a rientrare di cuore più che di tecnica, pagato anche le assenze e gli infortuni, soprattutto di quello di Guido Provvidenza, vero leader della squadra. Niente da fare, Val di Ceppo sbanca Pala Foccià, 6-6, 6-5.